sul canale. Prima di cominciare, vorrei ricordarvi dei miei due libri, che molto presto diventeranno anche più. Basta cliccare su Mostra Altro in descrizione, proprio qui, sotto il video. In descrizione troverete anche tutti i miei contatti, Instagram, Twitter, il blog, Facebook, tutti i miei contatti, se voleste contattarmi in privato, se fosse interessata a chiacchierare in privato con me. Per riprendere un po' quello che è il tema sulle religioni, spieghiamo finalmente che cosa sia il pagano, se è o meno una religione, tanto per cominciare. Ebbene, il paganesimo non è di per sé una religione. Il paganesimo infatti si compone di diversi pantheon. Abbiamo infatti la religione pagana greco-romana, o solo romana, solo greca o egiziana, o comunque vari altri pantheon di varie altre divinità. I pagani, dunque, credono in più divinità. Qualsiasi tipo possano essere poi le fonti. Cerchiamo di spiegarci. Dunque, una persona che si dice pagana generalmente ha un suo pantheon principale, ma può alle volte attingere a pantheon di altri popoli. Ad esempio, un pagano che assegue principalmente il pantheon nordico, e quindi Odino, il Valhalla, Loki e queste divinità appunto norrene, avrà principalmente come suo spunto, come sue divinità, come mentalità da seguire nel corso della vita, quella norrena nordica. Ma questo non gli impedisce altrettanto di poter eventualmente a volte attingere da una divinità egiziana. Un po' come i Wicca, che hanno la Dea Madre e il Dio Padre, dove la Dea sono tutte le divinità femminili, quindi la si può chiamare Iside, la si può chiamare Atena, la si può chiamare Giunone, in qualsiasi modo la si voglia, a seconda dell'incantesimo o del rituale o del Sabba o dell'Esbat che stanno andando a fare, così come per il Dio. E qui, a parte qualche piccola cosa, finiscono le similarità con i Wicca. I pagani New Age, quelli attuali, mettiamola così, sono molto dediti a quello che è la natura, alla musica, perché poi comunque sono persone normalissime come tutti, che hanno un pantheon principale, ma a differenza di chi magari segue la religione greca, quindi col pantheon greco, esclusivamente, i pagani possono attingere a più pantheon. Quindi, molto brevemente e in maniera molto spicciola, i pagani non sono una religione, non sono una setta, non sono un gruppo, cioè possono formare dei gruppi per carità, però non sono una religione, sono delle persone, un appellativo che viene dato a queste persone che seguono e praticano in armonia sia con la natura, sia con loro stessi, sia con il resto del mondo che li circonda, e seguono un culto, un pantheon che appunto dipende dalla loro personale scelta. Ma altrettanto, se decidessero di cambiare pantheon, non sarebbe un problema, quindi possono attingere a più pantheon, a differenza di chi invece segue un unico pantheon, per cui c'è la religione egiziana, la religione greca e i vari altri esempi. Non tutti
hanno i Sabba o gli Esbat, ad esempio, proprio perché il paganesimo non è una religione, quindi con delle regole ferree sue. Ma c'è chi festeggia i Sabba e chi no, chi magari attingendo a un pantheon preciso festeggia le feste di quel pantheon. Chi ad esempio si sposa e fa la cerimonia e la vuole fare a maniera pagana, non esiste come questione. Esiste, mi voglio sposare seguendo il cerimoniale del Pantheon X, in quel caso, o di più Pantheon messi assieme che in modo armonico entrano in quello che è il giorno speciale del matrimonio. Quindi, quando qualcuno viene a chiedermi, io voglio farmi pagano, cosa si deve fare per diventare pagani, eccetera, mi viene leggermente da sorridere più che altro perché non è che c'è come farsi pagano. Se tu vuoi seguire un pantheon o più pantheon, ti studi quei pantheon, quelli che sono gli argomenti, le feste, i giorni importanti, la storia delle divinità del Pantheon o dei più Pantheon da te scelti, e in questo modo inizi a studiare quello che vuoi che sia il tuo credo, la tua tradizione, la tua religione. Oltre a questo, ci sono tantissimi forum, gruppi pagani, i Pagan Mut. Per l'appunto, basta cercare su Google Pagan Mut e lo troverete nelle vostre città o limitrofe. Insomma, non tutte le città effettivamente fanno dei Pagan Mut, ma bene o male in qualche zona vicina la potete trovare. E da lì scambiare le vostre idee, le vostre opinioni, che è una cosa molto importante. In questo modo potreste anche trovare qualcuno che segue il vostro stesso Pantheon, darvi più informazioni su quel Pantheon e magari, perché no, un giorno formare una coven o un gruppo. Se poi si vuole procedere con un'iniziazione, è chiaro che l'iniziazione deve far parte del Pantheon scelto o se si entra in una coven, si farà l'iniziazione secondo quella coven. Quindi non c'è la cosa mi faccio pagano, perché più o meno sarebbe come dire mi faccio cristiano. Una si sì, può decidere di diventare cristiano, si battezza, segue le regole, come fa appunto? Segue il catechismo, poi si fa la comunione, la cresima se è cattolico, se è evangelico si fa il battesimo, eccetera, eccetera, quando sarà diventato grande. Se è ortodosso ha altre regole ancora, ma a seconda di quello che ha scelto di credere, ovviamente dovrà studiare. Certo, per le religioni monoteiste o comunque per le religioni più famose dove ci sono molti più addetti è molto più facile trovare una chiesa o una scuola. Per quanto riguarda i pagani, che ancora non è che non sono stati accettati, perché io ho notato questo ultimamente. Se magari quando io ho iniziato a frequentare questi gruppi e a conoscere questo, tra virgolette, questo mondo, era molto ristretto e riservato. Ora non è più così, ora una ne parla tranquillamente. C'è sempre il bigotto che si porta la testa, chiaramente. Però se ne parla in maniera più tranquilla, quasi come se fosse stata accettata. Anche perché è diventata quasi la moda alternativa della persona alternativa. Se sei alternativo, sei metallaro e sei pagano, di solito. O perlomeno. Forse 5 anni fa, ora è cambiato di nuovo anche questo. I tempi si evolvono molto velocemente, quindi. Però appunto per questo adesso è più facile, è molto più facile. Soprattutto grazie a internet anche ad accingere alle varie informazioni sulle varie divinità. Ma ci sono anche libri, cioè una va da Cavallotto, va su Amazon o quello che è, il Mondadori, Feltrinelli, si informa, avete questo testo e lo ordina, non è un problema, ok? Però come appunto farebbe un cristiano per essere definito e riconosciuto da tutti come cristiano, che studia,
che pratica, che va in chiesa, che segue messa, eccetera, eccetera. Altrettanto fa un pagano. Se una persona vuole diventare pagana, deve studiare. E basta. Naturalmente i pagani, a differenza magari delle religioni esclusivamente dedicate a un solo pantheon, usufruiscono della pratica magica. Cosa voglio dire? Se noi prendiamo per esempio gli egiziani, o anche i greci, i romani, un po' tutti i pantheon che sono esistiti durante il corso della storia, c'è la figura principale del sacerdote. Poi ci sono i gruppi femminili o maschili dedicati a una divinità specifica, che sono i cultori di quella divinità e che parlano e interagiscono con le altre persone per mezzo della divinità. Quindi non tutti possono accedere alla pratica magica e alla benevolenza degli dèi, ma solo tramite quello che sono i sacerdoti, i saggi, le sacerdotesse, questi sono appunto i pantheon specifici di una determinata zona. Il pagano invece ha sì il suo sacerdote, perché se si forma un gruppo avrà un sacerdote, ma è anche sacerdote di se stesso, quindi può tranquillamente da solo studiare il suo pantheon e agire e praticare eventuali incantesimi o rituali da solo. A meno che becca una coven che ha delle regole ben precise per il quale viene impedito di fare da soli qualcosa, a meno che il sacerdote ti dia l'ok. Perché ci sono anche queste. Per cui il paganesimo fondamentalmente è questo. E con questa spiegazione molto veloce e concisa, spero di aver finalmente reso l'idea e fatto capire finalmente chi sono i pagani. Ho anche fatto dei video con solo scritte e immagini anni fa, che però trovate ancora sul canale, chiamato appunto Pagani Wicca, dove lì ci sono invece tutte le cose che sono uguali fra Pagani e Wicca. Per cui avete tutti i mezzi per approfondire. Eccovi di nuovo. Il video di oggi è finito, ma molto presto ce ne sarà un altro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Inoltre, se voleste condividere il mio video, ne sarei veramente onorata. Vi ricordo inoltre che la descrizione è importante, perché è lì che troverete tutti i link, non solo per i miei libri, ma anche per la lista Amazon, le iniziative, la colletta PayPal e varie altre notizie che potrebbero interessarvi, oltre ovviamente alla community e ai miei social. Buon percorso a tutti!